L'uomo è ossessionato dalla dimensione dell'eternità e per questo si chiede: le mie azioni riecheggeranno nei secoli a venire? Gli altri, in gran parte, sentono pronunciare i nostri nomi quando siamo già morti da tempo e si chiedono chi siamo stati, con quanto valore ci siamo battuti, con quanto ardore abbiamo amato. Giuseppe Antonello Leone e il suo Omero al Museo Nazionale di Napoli. Oddio, fa piacere che questa pietra trovata, abbandonata in una zona della Basilicata, tra Salerno e la Basilicata, stava in un rivolo e naturalmente in questo rivolo c'era questa pietra così, allora io l'ho mossa per creare un vuoto e trovare dell'acqua per lavarmi le mani, se non che nel girarla mi trovai d'improvviso questo volto che mi spaventò addirittura. Dico, caspita, se madre natura, no, e grida come grida questa figura. Francamente vuol dire che ci sta una ragione, perché non è un'opera d'arte fatta dall'uomo, ma è la natura che si autocontrolla sostanzialmente e in maniera misteriosa mi ha donato questa pietra. Naturalmente pietra che io ho fatto qualche lieve pulizia, ritocco, ma l'opera è intatta, è quella che era secondo natura. Naturalmente, quando ha visto Ugo Biscopo, oddio, questa mi sembra la testa di Omero. E così è rimasto Omero, perché disse Ugo Biscopo, mi sembra Omero. Cioè, chissà perché per la testa di Ugo Biscopo passò Omero. Evidentemente può darsi che Omero avesse questo volto, che ne sappiamo noi. Comunque, sta qua, sta insieme ad altre sculture, altri personaggi importanti, con questa differenza che mentre questa ha una sua forza come se la natura l'avesse modellata, non l'uomo, di fatto l'ha modellata la natura, io ho fatto lievi ritocchi, perché bisogna essere onesti vicino a queste cose. Questi pochi ritocchi che ho fatto però l'hanno ravvivata e dato una forza singolare. Allora questo spavento di questa bocca aperta, questi occhi, un occhio completamente vuoto, un altro invece disegnato quasi alla maniera picassiana, allora mi sono spiegato anche Picasso, no, se la natura già picasseggia, Picasso è autorizzato a picasseggiare, non so se forse sembra ridicolo il fatto, però in realtà Picasso è un uomo, è una creatura come me, no? E allora io ho abusato anche di questo conforto che Picasso si è interessato di questa figura, no? In un altro modo, in un altro senso, vale a dire tutto quanto sei qua dentro è picassiano sostanzialmente, è un grido, no? Ma è un grido della natura. Io avendolo accettato, il grido è mio, perché chiunque accetta e adotta un segno ne diventa padrone. Quindi io sono stato fortunato, mi sono autopromosso adottando questa pietra, quindi il mio Omero è un Omero da me adottato. Oddio, forse è una follia, però le follie sono utili agli uomini di cultura. E ci parli anche messo del contesto nel quale l'opera viene inserita, questo contesto meraviglioso. Sono stato fortunato perché c'è stata un'accoglienza
per questo Omero veramente incredibile. Oh, e quello che mi fa piacere è che guardando tutte le altre teste sanno tutte di Accademia, invece questa che non sa di Accademia è opera della natura con un piccolo lieve intervento, e quindi sono stato discreto. Questa discrezione mi è stata insegnata anche dagli amici cari, no? Cioè non alterare mai ciò che già la natura comunica di per sé, tutto più aggiustare qualche piccola cosa, cosa che io ho fatto appena appena, qualche ritocco, qualche operazione così di restauro, ma in realtà la figura di Omero che sta qui, quasi tutta la tragedia greca, no, è in questa espressione che sostanzialmente vive naturalmente, quasi come se la pietra avesse voluto lavorare da sola, senza bisogno della mano dell'uomo. Io appena appena l'ho soccorsa, giusto per farla vivere un po' meglio. E dove l'hai trovato questo pezzo di calcare? Credo che sia calcare, no? Una pietra. Sì, è un calcare. Questo pezzo è stato trovato in un bosco a Pozzi, tra la Basilicata e la provincia di Salerno. Io mi ero sporcato, furia di cercare, mi trovi, non so, così. Allora non avevo, cercavo di vedere se c'era, vedi che scorreva dell'acqua, dico, Dio, meno male. Allora per via lì e mi misi a pulire, perché l'acqua che veniva era un'acqua che sorgiva. Dico, faccio, butto via tutta la robaccia e dopo mi faccio una bevuta d'acqua, no? Nel fare sorgente. Questo, d'improvviso esce fuori questa testa. Oddio, mi spaventai in principio, perché francamente vedere che una pietra grida disperatamente, no, ebbi questa sensazione del grido di questo luogo straordinario che sarebbe un confine tra Salerno e la provincia di Potenza, in un bosco di una vegetazione eccezionale. In questo bosco, questo rivolo d'acqua, questa figura che stava di schiena, quando poi l'ho portata, abbiamo visto gli occhi, ho visto proprio una sensazione. La fisionomia già da pressoché famiglia. E da allora in poi non c'è stata pietra che non abbia mosso e vedere davanti e dietro, perché oddio, questo ha corso anche il rischio di rimanere solo schiena. Invece il solo fatto che io l'ho mossa e ho visto questa bocca enorme, poi c'era un dente che è caduto, sta qua. Il simmetrico di questo qua. Un dente. Quindi, perfetto. Tu rimani sconcertato. Perché Omero? Perché Omero? Perché Omero? Guarda, io onestamente devo dirlo, io non l'ho chiamata io Omero, l'ho fatta vedere a Obelisco, un pezzo trovato, dice, ma questo mi sembra Omero, gli scappò di bocca, e allora io gliel'ho strappata a Obelisco, e quindi è rimasto come Omero. E può darsi che sia l'immagine di Omero, che ne sappiamo, no? No, perché poi gli accidenti, no, secondo me noi viviamo di accidenti, non ci rendiamo conto. No, io nel mio caso, no, tante piccole cose, no, mi sono trovata quasi a profetizzare delle cose, come accade. Allora la profezia è nelle cose, se tu l'ascolti, no, questo senza volere pare che ti parlano. Se non sbaglio, anche dove siamo stati noi, no? Dove ci sono questi cucchiai, no? Che parlano, dei cucchiai che rappresentano le magie. È mai possibile che un cucchiaino diventi re magio? Ma è diventato talmente re, talmente questo cucchiaino, in maniera tale che io quando l'ho visto dopo anni, che me l'ero proprio dimenticato, mi dico,
possibile che l'ho fatto io questo. Antonello sta parlando... a vedere, la firma era mia, dico, senta, allora non ci sono scultura... santi. Non ci ho creduto, ma secondo me quest'opera è un'opera che bisogna sottrarla da lì e dargli un'altra dignità, che non è che non è degna dove sta, è degnissima. Non te la darà. Antonello sta parlando della sua scultura che rappresenta i tre re magi, che io ho scoperto a Pirastornina e che ora fa parte del Museo della Ceramica Donato Massa. È una scultura in plastica, difficilmente ti verrà restituita, Antonello. Oh, lì c'è questo, che la ceramica c'entrava fino a un certo punto. Sì, infatti non è in ceramica. Non è ceramica, sono dei cucchiai messi dentro lì in maniera tale che hanno acquistato la forza proprio legale. Cioè, guardarli lì e vedere lì sti re, io come ho fatto ad immaginare, come ho fatto a far venire questi cucchiai e farli diventare re, non l'ho mai capito. Un mistero. No, è veramente. Attenzione, il mistero non è in me, è in tutti noi. Alle volte siamo disattenti, quando siamo attenti ci accorgiamo che veramente noi siamo quasi dei profeti senza rendercene conto. Quante volte anche tu hai detto delle cose e poi si sono avverate come se l'avessi profetizzate. Com'è? Mica sei un profeta. No, ma in noi c'è anche il profeta. Questo è il mistero, sta qua. Cioè ognuno di noi, ogni essere umano è una creatura particolare, non è... Noi teniamo la testa che pensa, che guarda, che vede, che gioca, ti fa muovere, dice alza la mano, ma non alza, non è che è fatto tanto fascista, no? Alza la mano, cioè noi abbiamo la capacità mentale, no? Che fa impressione, dipende come lo usi. Se lo usi in un certo modo sei Picasso, se lo usi in un altro modo sei Peppino, cioè niente. Talento e l'ispirazione. Beh, scusi, posso fare una foto con lei? Sentiamo. Posso fare una foto con lei? Come? Vedi? Ecco, visto? La sollecitazione. No, la foto con lei. Sì, ma...